Esecuzione di una nuova consulenza medico-legale, previa verifica sull'utilità di una riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic. Effettuazione di una nuova analisi dei tabulati telefonici in uso a Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero, Pier Giorgio Visintin e tutti i soggetti attenzionati nell'indagine. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Luigi Dainotti, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Il giudice ha chiesto di proseguire le indagini, riferendosi in particolare agli accertamenti sul corpo della donna e alle analisi dei telefoni di tutte le persone coinvolte. La notizia più clamorosa, però, è che per la prima volta si indaga sull'ipotesi di omicidio volontario. Liliana Resinovic è la donna di 63 anni sparita il 14 dicembre del 2021 e trovata cadavere il 5 gennaio del 2022 in un bosco di Trieste. Secondo la procura, la donna si sarebbe suicidata infilandosi in due grandi sacchi neri e stringendosi al collo due buste di plastica. Perciò gli investigatori avevano chiesto l'archiviazione del caso. Tuttavia la famiglia si è opposta alla richiesta e ha ottenuto dal giudice nuove indagini. Tra coloro che si sono opposti c'è anche il marito Sebastiano Visintin. Il suo matrimonio con Liliana aveva recentemente iniziato ad avere problemi. La donna si era avvicinata all'amico di lunga data Claudio Sterpin. Il giorno della sua scomparsa, Lilly avrebbe dovuto incontrare il suo amante, ma il marito ha continuato a dire che era felice con la moglie e che Sterpin dice solo bugie. Il giudice, nel disporre nuove indagini, ha chiesto di prestare particolare attenzione ad altre due persone. Il primo è Fulvio Covalero, un vecchio amico di Liliana. L'uomo inizialmente pensava che non si trattasse né di suicidio né di omicidio, ma che si fosse sentita male dopo una discussione con qualcuno. Ha anche detto di aver visto dei sacchi neri nell'auto di Claudio. Su Covalero era sorto qualche sospetto quando una coppia di testimoni aveva detto di aver visto un uomo con la barba bianca e un cappellino, vicino all'ospedale psichiatrico di Trieste, poche ore prima del ritrovamento di Lilly. La seconda persona citata dal giudice è Pier Giorgio Visintin, il figlio che Sebastiano aveva da una precedente relazione. Il suo nome è collegato a una vicenda della sera precedente alla scomparsa della donna. Si presume che quella sera Liliana e il marito avrebbero discusso per questioni economiche, in particolare per l'acquisto di un cellulare da regalare alla nipote, figlia di Pier Giorgio. La donna si oppose fermamente alla sua richiesta di denaro. La mattina dopo, però, Liliana chiamò l'amante Sterpin e gli disse che avrebbe fatto tardi perché doveva recarsi a un centro di telefonia. Potrebbe avere a che fare con la lite per il cellulare della sera prima? Pier Giorgio disse poi che non vedeva Lilly da 3 anni. È davvero così? Per chiarire definitivamente tutti gli aspetti del caso, il giudice ha chiesto agli investigatori di esaminare i seguenti 25 punti. 1. Il giudice ha chiesto innanzitutto un'eventuale nuova autopsia. Scopo dell'attività è quello di verificare se sia possibile accertare le cause e l'epoca della morte di Liliana. D'altronde, lo stesso PM, nella richiesta di archiviazione, ha ipotizzato che la morte della donna possa essere avvenuta lo stesso giorno della sua scomparsa e che, per una serie di circostanze, il corpo abbia presentato uno stato di conservazione tale da ingannare i consulenti, che hanno datato la morte di Liliana 48-60 ore prima del ritrovamento. Come e quando è morta Liliana? Come sono stati seguiti i suoi spostamenti e quelli di tutti gli altri coinvolti nel caso? Secondo punto. Il giudice chiede che vengano analizzati tutti i profili dei dispositivi utilizzati da Liliana, comprese le email che nessuno ha mai visto. 3. Analisi del traffico telefonico per verificare le celle telefoniche che coprono l'area del ritrovamento del corpo e quali utenti erano a conoscenza del luogo del ritrovamento. 4. Ottenere i risultati delle analisi di tutti i dispositivi e profili telefonici utilizzati dalle persone vicine a Liliana. 5. Ottenere la telecamera GoPro utilizzata dal marito Sebastiano la mattina della scomparsa di Liliana. 6.
nuove analisi dei tabulati in uso a Sebastiano, Fulvio Covalero, Piergiorgio Visintin e le altre persone coinvolte nell'indagine. 7. Spiegare dettagliatamente i criteri con cui è stato determinato lo scarto di 5 minuti rispetto al sistema di videosorveglianza della scuola di polizia, cioè la strada da cui è passata Liliana prima di scomparire. 8. Verifica del filmato della telecamera dell'autobus che avrebbe ripreso il passaggio di Liliana in piazza Goberti. 9. Confronto genetico del DNA trovato sullo spago che legava il sacchetto di plastica al collo di Liliana con il DNA trovato sugli slip della donna, sotto le sue unghie e sulla bottiglia di plastica nella borsa nera che Liliana portava con sé. 10. Confronto del frammento di DNA A con i frammenti di DNA di Covalero e Piergiorgio Visintin. Questo confronto è stato fatto in precedenza con Sebastiano, Claudio e il vicino di casa di Lilli, Salvatore Nasti, ma non hanno avuto riscontro. 11. Confronto del DNA trovato con il DNA delle persone coinvolte nell'indagine. 12. L'esame comparativo tra l'impronta guantata trovata sulla busta nera avvolta al corpo di Lilli e i guanti degli operatori, per confermare o escludere l'intervento di altre persone. 13. Confrontare l'impronta guantata con un guanto repertato durante l'indagine. 14. Analizzare il materiale biologico presente nelle impronte del guanto e confrontarlo con il DNA trovato sul cordino e su altri oggetti. 15. Analisi dei documenti digitali portati da Sebastiano a diversi suoi amici dopo la scomparsa di Lilli. 16. Interrogare Sebastiano Visintin e 3 amici di Liliana sui contanti trovati nella casa di Liliana e Sebastiano. 17. Interrogare Sebastiano e gli amici sulla fede nuziale di Liliana trovata in casa. 18. Analisi forense dei campioni di pelle della vittima per stabilire se il corpo era stato congelato. 19. L'analisi dei dispositivi consegnati il 17 febbraio da un amico della coppia per individuare filmati o foto che ritraggono Sterpin. 20. L'analisi dei tablet di Lilli e Sebastiano per scoprire se sono presenti foto o documenti da cui si possano scoprire altri dettagli. 21. Stabilire se le due chiavi trovate appartengono al luogo in cui Claudio e la sua amante si incontravano. 22. Ottenere da Sterpin maggiori informazioni sull'uso di queste chiavi e sul motivo per cui inizialmente non ne aveva parlato agli investigatori. 23. Analizzare gli abiti che Liliana indossava al momento del ritrovamento. 24. L'accertamento tecnico-scientifico alla ricerca di materiale biologico sulla borsa della donna, sull'orologio e sui sacchi neri. 25. Altre azioni investigative che il pubblico ministero ritiene utili per andare a fondo della questione. Il procuratore Antonio De Nicolo ha accettato l'invito a svolgere una nuova indagine. Spera che non ci siano incursioni, come le ha definite, dei social media e dei talk show. Nicodemo Gentile, avvocato del fratello di Liliana, ha dichiarato: «La procura sostiene che non è interessante quando Liliana è morta. Per noi, invece, è fondamentale. Si ripartirà da qui».